sapete che la chiesa di Monte Cassino è ora più importante del mondo, non soltanto dell'Italia, del mondo. Ebbene, sapete che fine fatto le pergamene dell'Alto Medioevo? Vengono utilizzate per impiantare i salami e il baccano. Quindi viene sperde, al di là delle vite umane, un patrimonio culturale di inestimabile valore. E non parliamo di oggetti preziosi, candelabri d'argento, vengono tutti traficati e portati in Francia come bottioni. Ma non finisce qui, perché dopo aver distrutto l'abbazia, i Giacobini scendono in basso nella città di San Germano e succede a un sacerdote di Sant'Anita più o meno quello che era successo a Casanare, quando un soldato francese vuole decapitare la statua della Madonna, un monaco anziano, un prete, un sacerdote anziano di Santa Vita, ci fa ferma, che fai? Questo viene finito a Chambord. Ecco, l'ammazzata di centinaia di persone, soprattutto vecchi, donne, bambini, che erano quelli che poi erano rimasti e non erano potuti scappare. Degli episodi di una prudenza indescrivibile accadono anche ad Arce. E ad Arce, quell'evento dei morti, l'avvocato Ferdinando, Mario Ferdinando Corradini, ha recuperato, spulciato i libri mortuori, perché anche questo bisogna dire, una fonte completamente o quasi ignorata agli storici, soprattutto da quelli di professione, sono i libri mortuori. I libri mortuori sono quei libri, quei registri in cui il sacerdote ha notato il decesso dei suoi parrocchiani. Ma non è tutte le volte un semplice atto come quello che si poteva fare al comune, perché il sacerdote inserisce dei particolari che ti fanno ricostruire non soltanto la storia di quel decesso, ma anche la storia della comunità. Quindi chi si appresta a fare una ricerca di questo tipo non può ignorare la consultazione dei libri mortuori. I libri mortuori di Arce ci dicono, per esempio, che nel maggio del 1799 vengono uccisi, tra gli altri, due persone. Perché mi hanno colpito queste due persone? Perché uno si chiama Filippo Marucci. E sapete quanti anni aveva? 90. Io la domanda che faccio è questa: ma quale insidia può costituire un uomo che ha 90 anni? Io voglio anche capire che nel corso di un combattimento, magari di una pugna, di una zuffa, si venga a morte sugli opposti bersagli, ma mi resta difficile credere che un uomo di 90 anni prenda la sciabola e vada ad insidiare i francesi che passavano, perché avevano tutto l'interesse a fare in fretta, perché dovevano abbandonare l'alta terra di lavoro, dovevano andare a Roma, dovevano poi proseguire verso il nord Italia, e perché a marce forzate, perché l'armata austro-russa di Subaru aveva già sconfitto un paio di volte l'armata napoleonica, quindi aveva tutto l'interesse a fare in fretta. La stessa deviazione che hanno fatto per andare a Casanare è incomprensibile, perché hanno perso tempo, però lì c'era il vino, c'era il bottino, e quindi ecco perché quando un ricroda che poeme parla dei predoni transalpini, e beh, io credo che non sia andato sbagliato sul tempo. Ma non andiamo ad Arce, quindi viene ammazzato tra gli altri questo Filippo Marucci che aveva 90 anni. Ma c'è una cosa ancora più sconvolgente: il sacerdote Arcetti annota anche il decesso di un bambino, di un neonato, di cui non riporta neanche il nome, sapete perché? Perché proprio lui non era stato ancora battezzato. E dice: i francesi hanno ucciso il figlio di Luigi Cervini. Ma la cosa sconvolgente, caro padre, è la posizione del mio nome, mentre era ad Ubera Matis, cioè mentre prendeva il latte dal suo padre. La domanda è sempre la stessa: Filippo Marucci, 90 anni, il figlio di Luigi Cervini, il mio nato, quali pericolo costituivano per questi francesi? Quindi ecco, sono degli episodi di una gravità, di una feratezza, di una crudeltà tale che io credo non possa trovare assolutamente giustificazione.